Hey peeps, welcome back per un'altra settimana di Vampire The Masquerade Redemption. Se non seguite il canale vi invito a farlo come al solito, se vi piace il content. E fatemi sapere nei commenti che ne pensate di questo giochino vecchio, ma che mi rimane nel cuore, che ogni tanto una partitella ce la faccio sempre. E prima o poi ne rifarò un'altra pure a Bloodlines, why not? Nel mentre, novità del canale, potrebbe arrivare prima o poi una campagna di Vampire The Masquerade, il gioco cartaceo, il gioco da tavolo. Stiamo già giocando da qualche settimana, ci sta piacendo un sacco, ma vogliamo imparare le regole come si deve prima di poter fare qualsiasi cosa a livello youtubistico. Per cui vedremo in futuro. Io non mi ricordo se ero partito dai Gargoyle o dalla biblioteca. Andiamo. What? Che ha fatto? No, vabbè, c'ha quel bug della minchia, il solito fetenzia brutta. Vediamo un po' se era qua. Mi sa che ero andato prima a destra. Senz'altro, facciamo così. Facciamo un carichino. 17,49, tac. No. Carica. 16,43, tac. Eccoci qua. Let's go. Allora, siamo a posto con la vita, siamo a posto col sangue, più o meno, tutto in ordine. Biblioteca Tremere. Come stiamo messi a loot? Sciallissimi, perché l'altra volta avevamo pulito tutto quanto, quindi siamo in super ordine. Io mi tirerei subito la speed della vita e partirei brutto. Vai, vai, che ti devasto. Devo alzare la destrezza ulteriormente poi, eh. Facile, facile. Questo che è? Ah, ok, è scomparso. Allora, lootiamo tutto quanto. Lei può evocare la roba? Upsi, tu, ha fallito. L'altro che è esploso? Eccolo qua. Qui abbiamo una pergamena di manto d'ombre. Ah, quella sega non la posso prendere. Cavolo, questa sembra un po' l'arma che c'è. Non so come si chiama. Su Bloodborne. Bloodborne. Ottimo gioco che non ho mai avuto il piacere di giocare. Allora, abbiamo una scala qui, un passaggio di là. C'è di tutto e di più. Vediamo un po' che succede qua. Qua sembrerebbe una roba da vedere dopo. Vediamo un po'. Però i miei ragazzi non seguono. Perché io gli ho detto di usare solo gli oggetti e le discipline d'accesso rapido, ma non lo fanno perché usano discipline a muzzo. Ah, ma qui mi sa che non c'è niente di particolare. Beh, vediamo. Ah, no, no, never mind. C'è roba, c'è roba. Andiamo di qua. Aspettiamo un attimo che magari si sono tutti super stuccati. Oh boy. Oh boy. Possa Tremere risvegliarsi. Abbiamo evitato un po' di palle di fuoco. Porta. Mamma mia, quasi. Madonna santa, ragazzi. Che incubo. Ma che poi la cosa divertente è che questo. Ah, ma perché ho i coltelli da lancio? Colpisce parecchio lei con i coltelli da lancio, però. Almeno così se. Oh, distruggete questo vile. Ok. Ok. Mi sembra che siamo piuttosto in ordine. Non so perché non mi fanno passare, ma. Mamma mia, lui va a 200 all'ora. Tra l'altro, abbiamo del vite da dare a lui? Oh madre, questo si è stuccato per sempre qua in mezzo. Never mind, ma dov'è che sta? Ah, ma era rimasto tipo. Mamma mia, che spasmo. Prendi questo un po'. Che spasmissimo, fammelo ritornare. Cavolo, sta situazione qui è proprio sfigatissima. Il fatto che. Che cani. Mi devo ricordare di questa zona qua giù, lì giù. Poi la vediamo subito dopo. Allora, andiamo un po' qua. Tacci tu, ecco perché abbiamo fatto fatica. Vabbè, ok. Adesso possiamo switchare PG.
Vedo dei denari qua. Orologio d'oro e girocollo d'oro e anello d'oro. Allora, vediamo un attimo. Lei la roba d'oro già ce l'ha. Diamola a lui. Questo dove si mette? Da nessuna parte. Ok, vabbè, questo si vende e basta. Lui ce l'ha pure la roba d'oro. Diamola a lui, vediamo un po'. Lui pure. Oh, mazza, siete tutti fantaricchi qua. Wow, complimenti. Diamoli a lei. Salva. House the Hex. Salva, adesso morirà anche l'amico suo. Però non ha droppato nulla. Li ressiamo subito. Detto, li ressiamo subito. Ok. Let's go. Andiamo avanti, si scende. C'è un... Che siano dei gargoyle questi. Upsi tu, ecco cos'erano. Lei sta proprio tranquilla, il fuoco lo assorbe come se niente fosse, eh? Diamo un paio di coltellacci. Vai. Vai con i coltellacci. Sono finiti i coltellacci, tra l'altro. Quello muncolo è morto male. Mamma mia, ragazzi. Alla fiera dello stack. Sono tutti staccati. C'è un arco lì tra le varie cose. Interessante. Ci sono dei soldi qua. Mi prenderò una pallettata di fuoco, no? Ok, Christophe è in ordine. Gli direi di prendere un po' di sangue da lei. Così almeno lo fulliamo. Intanto diamo un'occhiata qua sotto. Vedo che qui giù ci hanno messo un paio di persone e hanno fatto una fine veramente triste. E vabbè, purtroppo capita anche questo. Ah, salviamo, che non fa mai male fare un salvataggino in più. E andiamo avanti. Nevermind, aspetta, fammi prendere quest'arco lungo. Upsi tu, ho lasciato la chat del lavoro aperta. Maledetto Teams. Allora, c'è un sacco di roba. Mi sa che qua si ritorna dove stavamo prima. Facciamo un check per sicurezza. Voglio comunque controllare. Ci hai provato a tirarmi la palletta di fuoco, eh? Eh sì, assolutamente. Ok, quindi dobbiamo andare giù dall'altro lato. Andiamo. Lui, Willem, come al solito, l'uomo dello stuc infinito. È morto uno di quelli. Andrei un attimo a lootare questo argento, che male non fa. Yeah. E poi ci muoviamo in direzione di qua. Speriamo nessuno venga colpito. Nevermind, è stato colpito qualcuno. Ora attendiamo. Cos'era quest'urlo? Altri abominevoli esperimenti. Altri abominevoli esperimenti. Upsi tu, ma non ci sono maghi, ci sono solo gli abominevoli esperimenti. Sprofondato nell'abisso. Lei ha evocato roba in più. Abbiamo finito? Sì, possiamo scendere ulteriormente oppure... guarda lì che c'è. Posso anche prenderla io questa robetta. Come faccio? Facci tua. Maledetta. Ma questa dovrebbe poterla prendere. Nice, l'ha presa. Un po' buggerina come cosa, però ce l'hanno fatta. Qui. E qui, ok. Wow. È stato difficile. Bene. Tu dovresti prendere il sangue da lei. Un pelo. Giusto un sorsetto. Tanto lei poi si rifulla con facilità usando la magia del sangue. Il lupetto è scomparso. Vai. Beva. Eric, lo facciamo curare. Salviamo un'altra volta.
per sicurezza. E poi andiamo avanti. Io direi di vedere prima, prima di andare giù di là, vediamo un po' com'è questo piano. Che mi sa poi scenderà. Vieni pazzo. Vai, vai, let's go, ragazzi, let's go. Mo gliele lancio pure io le palle di fuoco a questi. Yeah. 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 Attenzione a questo che è super buggato. Stanno facendo cose che non capisco bene. Però Cristoforetto si deve curare, se no muore. Affanculo tutti, via. Madonna, Cristoffo è velocissimo, ragazzi. Mi sto perdendo qualcuno o qualcosa? Non mi pare. A parte questo anello che c'è qua. Una fascetta Donish. Che in realtà quasi non conviene neanche. Quasi non conviene neanche rimediare. Pressiamo questi ragazzi. Ce n'era un altro qua. C'è più. Vabbè. Qui c'è del loot. Yeah. Ci piace. C'è un lingotto d'oro. Lingotto d'oro. Doppio lingottino d'oro. Questi sono un sacco di soldi qua, eh. Tocco degli spiriti, che è ottimo. Ah, la barda. Male non fa. Non posso tenerla questa la barda. Diamo un po' di roba ad Eric. Bene, bene, ottimo loot, ottimo loot. Salviamo un'altra volta. Praticamente i thumbnail di Vampire saranno tutti quanti salvataggi in automatico, perché salvo e ba... mi sono perso qualcosa, mi sa, eh? C'è questa porta qua, infatti. Mi sembrava, dico, c'è qualcosa che mi sono perduto. E c'è anche della gente lì, tra l'altro. Fammi switchare. Ah, ma io posso anche switchare. Andate, andate, ragazzi. Facilissimo. Ah, però le palle di fuoco sono molto lente. Bello, bello, zaffiri, soldi. Denaro, c'è anche questo. Facci vedere un po'. Altri soldi. Tra l'altro 700 gold. Ci abbiamo 6k e un tot. Bene, bene. Molto bene. Allora, Cristoforello, rifacciamo il giochino della sangue. Poi rievochiamo un po' questi maghetti e poi ci muoviamo verso giù. Oh yeah. Che gustino. Vai, Cristoforetto, direi a posto. Allora, vediamo quello che riusciamo a tirare su. Qui non vedo. Non vedo cadaveri da tirare su. Quindi andrei con un salvettino. Qua tocca salvare ogni metro, perché se poi per sbaglio moriamo, succede qualche pasticcio, dopo è un casino infinito. Allora, di qua e di qua. Andiamo verso sopra prima. Ma credo che poi alla fine si rivelerà la stessa identica cosa. Un cadavere. Sai che faccio io? Vado dritto con Cristoforetto. Vai, Cristoforetto. Si vola, ragazzi. Si vola, mamma mia, Formula 1. Wow. C'è questo omuncolo speciale qua che sembra... Sembra una roba piuttosto croccante. Questo qua sembra una versione potenziata degli omuncoli normali.
sembra almeno. Potrebbe anche esserlo, però lo scopriremo. Allora, vediamo un po'. Sì. Piano piano. Prendiamo anche il tic-tic-tin-tin. Poi l'hanno fatta apposta, guarda lì, hanno messo le robe a un centimetro da... dagli angoletti sfigati che ti si bugga tutto il cocozzaro. Allora, vediamo se questa strada porta dove portava anche l'altra, perché c'era una... me le devo tenere da conto, perché è un labirinto questo posto maledetto. Ha subito brutto lei, eh? Ha subito dei danni brutti lui. Aiuto. Stanno a far culo questi. Sta succedendo un casino. Vanno pure con Gelazio. Aiuto. Sta succedendo un pasticcissimo. Facciamo così. Carichiamo, va. Tanto avevamo caricato. Avevamo salvato 2 secondi prima. Per cui magari facciamo che mi tiro questo, e almeno vado bello, bello rustico sui maghetti. Subito, subito. Curati Cristoforo, curati. Brutto spasmo umano che non sei altro. Maledizione. Magari riusciamo a farli fuori. Scivostra. Questo non è il luogo per te. Muori, bastardo. Ah, volevi, au. Maledetto infame che non sei altro. Che ha le palle di fuoco, ragazzi. Che non l'ho preso, maledizione. La bestia ruggisce in me. Visto che la bestia ruggisce in te, non fare cose stupide. No! Sta tutto scemo questo. Vai, 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 vai. Portalo via, quello spuntore. Oh no. Non lo so, non lo so. Qui è una situazione un po' sfortunatiella. Poi tra l'altro questi affarini non capisco per quale motivo non... they don't comply. Peccatevi tutta sta zella. Vabbè, vabbè, lei è morta. Qui. Devastiamoli, per favore. No, cavolo, ho premuto click destro. No. Ma ce l'hanno fatta a far fuori quell'altro? No. Bello, uno fuori. Ci servono dei pezzi di ricambio per i nostri esperimenti. Ci tua, sì sì, esperimenti. Ora li faccio vedere io. Ti è sprofonda dentro sta mazzata. Bitch. Ok, allora. Risveglio su di lei. Tattico. Lei mi si beve una di queste e lei niente, sta andando in direzioni che sa solo lei. Questi li rievochiamo subito perché sono tipo un shit infinito. L'altro ha morto. L'altro è morto. Ok, pronto? Non si sa dov'è che è morto. Vabbè, abbiamo preso il pezzettino qua.
Ma non è ancora il momento di andarcene, perché ci sono altri nemici qui. E io poi direi che una volta che abbiamo fatto questo andiamo un attimo in città. Facciamo una bella vendutina generale di tutto quanto e poi si vola. Ce l'ho il team dietro io? Au. Ma lei le palle di fuoco le può tirare tipo una al secondo, bellissimo, guarda lì. Guarda che casino. Vabbè, è andato giù coso, NP, sono andati giù in due. Ammazzando il mio tremere però qua. Ok, abbiamo clearato anche questa stanza. Io direi che qui abbiamo finito, credo. Ce l'avrò abbastanza pergamene di risveglio per risvegliare tutti. Ah no, questo era tocco degli spiriti. Vai. Ok. Diamo una bella salvata. Adesso, prima di curare o fare qualsiasi cosa, lootiamo tutto il lootabile. Scimitarra. Diamo una bella curatona a lui. Bella curatona pure a lui. Anche a lei, eh. Ci fulliamo fatti bene. Poi salviamo. Ci serve di brutto del sangue. Ma tipo parecchio sangue. Guarda che c'è lì. C'è un bel tomo. Tomo di rituali di sangue. Rituali. Però non è magia di sangue. Lui non può impararlo. Immagino che serva intelligenza. 25 prontezza di spirito, 25 intelligenza. Però lo voglio far imparare a lui questo adesso. Mo' vediamo di mettergliela. Perché così c'ha anche lui il suca vita a distanza. Che è un bel cheat. Allora, qui avevamo clearato tutto. Quindi possiamo anche ritornare al teletrasportigno che c'è di là. Senti, Eric, muoviti tu per favore, se no mi fai venire mal di testa qua. Andiamo al teleporto di là e poi usiamo l'attraversino dell'abissino e andiamo dritti a vendere il tutto. Non credo che Praga sia aperta, tra l'altro. Eccoci qua. Andiamo qui. Ci vuole. Dobbiamo comprare un sacco di sangue. Un sacco di sangue. Allora, siamo tornati alla House the Hex. Mettiamo il nostro secondo affarigno. Lei dovrebbe avere un attraversare l'abisso. Lo apriamo qua e andiamo a casetta. Allora, mo, prima cosa, level up. Facciamo il level up di Cristoforetto per prima cosa. Che Cristoforetto mi deve rimediare quel 25 di prontezza di spirito. E poi possiamo usare questo. A questo punto abbiamo i rituali di sangue. Ah, ma sono questi. Cuore di pietra, protegge dall'impalettamento. Niente di che. Prigione di ghiaccio, congela il bersaglio. Serve 35 int, 35 prontezza di spirito. Wow. Mettiamola a 35. Sono curioso, io voglio vedere che c'è sta. Richiamo del fulmine. 50 prontezza. Questo è sgravato, il richiamo del fulmine, ragazzi. Io pensavo che fossero le. Che ci avesse la magia del sangue, ma vabbè. Qua con lui siamo praticamente golden. Io direi che c'ha tutto il ragazzo, eh. C'ha tutto. Speed a 5, cosa? Aumentiamo la dex un pelo. Lei c'ha 4500. Ora, morte nera. Cosa faceva morte nera? Cosa? La malattia nel bersaglio selezionato. Meh. Vento pestilenziale mi è piaciuto. Anche la palla di fuoco è forte. E la prenderei a 5. Però ci vuole 5K. Quindi ci riteniamo.
domare la bestia, richiamo. Il richiamo mi piace. Il morso e il coso lui ce l'ha già sistemato. Andiamo con velocità a 1000. E siamo a posto. Forse in ordine, tutto a posto. Questa... ok. Direi che siamo super a postino. Allora, procediamo verso la città. Tra l'altro di qua, Praga, ritorno a Praga. Vediamo se si può fare. No, niente, non è possibile. Che peccatos. Siamo tutti con 20 di umanità, poi tocca stare attenti. Allora qui Restiamo fermi, mi raccomando. Poi andiamo di a destra, mi sa che era prima per arrivare. Guarda che c'è qua. Anellino d'oro, questi sono soldi. E vediamo che upgrade riusciamo a fare. Secondo me qua ci vestiamo di tutto punto, eh? Di tutto punto ci vestiamo. Eccolo qua, armeria. Let's go. Armeria, armaiolos. Andiamo dall'armaiolos, gli vendiamo tutto. Madonna, un K valgono i cosi d'oro. Che buoni. Non so se non l'avessimo trovati i lingotti d'oro. Questi sono proprio buoni. Vendi, vendi, vai, 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 soldi, vai, soldi, vai, 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 coi soldi. Questa quanto vale? Un K, però non gliela voglio vendere quella lì. Secondo me è buono tenersela. Ci abbiamo un po' di sangue. Vediamo cosa ha lui. Allora, armatura scaglie maledetta. Spada del terrore. È un 40-20 la spada del terrore. La sciabola è un 45-15. Lui ha la sciabola che è un 45-15. Benedetta, benedetta, roba benedetta come al solito. Questo aumenta la difesa di 5. Però 5, raga, 5 non è niente lì. Scudo da fante. Elmo isolante che dà la resistenza all'elettricità. Allora, questa potrebbe essere un upgrade per lui. Che me la dà rossa per qualche motivo. What? Excuse me. Cioè io capisco lei che c'ha 40. 40. Non capisco. Ma la dà rossa per tutti questa. Perché c'ha quel fede più 20? Cioè dovrebbe essere la resistenza. Comunque in teoria questa dovrebbe essere utilizzabile anche per il nostro boy. Allora facciamo così. Facciamo che salvo per sicurezza. Poi passo tutta la roba che ho a lei da vendere, che praticamente è niente. Vendiamo questa e questa. Questi sono proprio spicci. E poi prendiamo questa armatura scaglie maledetta. Dopodiché la passiamo a lui. Pitunch. E questa la diamo a lei. Stiamo a posto. Non... questa la possiamo vendere. Praticamente l'abbiamo pagata solo 2k così. Questa spada del terrore che mi istiga parecchio. C'ha anche più precisione. Lo sai che c'è? Io la prendo proprio. Vai con Dio. La prendo proprio e la proviamo su di lui. Bella, cavolo. Questa la diamo a lei e la vendiamo. Tanto non è niente. Mazza, un K. Wow. Cioè, praticamente il scusa un attimo, ma quello era il prezzo a cui l'avevo venduto, l'avevo comprata. Scusa. Salve. What? Ma gliel'ho venduto. What? Praticamente adesso vendo la roba. Scusa. Ah, se io prendo il caschetto, 56, 59. Cosa? 70, 74. Quindi io praticamente gli posso vendere la sua stessa roba a più soldi di quello che... wow, ok. Interessante. Quindi io tipo prendo questa a 1139, gliela rivendo a 1190. Ok, vabbè, questo è un po' un cheat. Prendo questi a 2849, gliele rivendo a 2009. Mi sa che ho rotto il gioco. ragazzi. Ho rotto il gioco, aiuto. Bellissimo tutto questo. Fantastico. Allora,
A me serve. No, però dovevo andare dall'altro lato. Allora, serve di dare tutto questo vite a lui. Che li voglio rifullare tutti quanti. Tanto se ho trovato il cheat definitivo, che fai? Non lo usi. Andiamo avanti, andiamo verso il.